Siamo nell'anno 3000. Il mondo non è più quello di un tempo. Sembrerebbe deserto e senza vita, ma la speranza potrebbe nascondersi nel sottosuolo. Amici, da quando ci siamo rifugiati qua sotto, ormai 200 anni fa, non abbiamo mai vissuto un momento più difficile di questo. Le scorte di cibo sono praticamente esaurite. Certo, se non avessimo razionato meglio. E mentre il cibo scarseggia, la popolazione sta sempre più crescendo. Non possiamo più aspettare! Serve di inviare una squadra di esplorazione nel soprasuolo per cercare del cibo. No! Nel soprasuolo no, ma siamo impazziti! Calmi, calmi, non possiamo fare altro. È rimasta una sola scatoletta. Non sono rimaste più scatolette. Mi offro volontario io per andare. Sempre meglio che restare qui con il lupo. Ok, Capriolo. Con tutto il rispetto, sindaco, ma è una missione suicida. In effetti hai ragione, Coleottero. Secondo voi è un caso che hanno mandato me in questa missione suicida? Se non si zitta subito, quest'ora me lo mangio! Del resto, se le scatolette sono finite, qualcuno ci doveva pure andare in esplorazione. Finite? Perché dici che sono finite? Con tutte quelle che ho rubato, ci potremmo sfamare ancora per mesi. Che mangiata! Io però ho ancora una certa famina. Non guardare me. Il fuoco si sta spegnendo. Capriolo, renditi utile. Ravvivalo tu. C'è rimasto solo questo computer da bruciare. Guardate qui, questo è un germoglio. Forse è l'unica forma vivente rimasta sulla Terra. Ah, ok. Mangiamolo. Su, su, Capriolo. Vai con questo fuoco, così lo arrostiamo. Oh! Ma questo è un uomo. Buonasera. Questa potrebbe essere la nostra ultima trasmissione televisiva. Il mondo ormai sembra giunto alla fine. E forse la colpa è solo della nostra stupidaggine. Nonostante siano anni che sapevamo che sarebbe potuto accadere, abbiamo continuato ad inquinare, a non rispettare l'ambiente, a sfruttare la natura. I ghiacciai si sono sciolti definitivamente. Il mare ha già sommerso intere città, causando l'esplosione di molte centrali nucleari. Nessuno è ormai più in salvo e anche la nostra città potrebbe da un momento all'altro. È quindi a causa di inquinamento, disastri naturali e dei disastri nucleari che siamo mutati e che gli uomini sono estinti. Ed ecco perché viviamo sottoterra, nella montagna del parco. Per sfuggire alle radiazioni. Se gli umani avessero rispettato la natura, questo non sarebbe successo. Fermo! No! Dobbiamo avere rispetto di questo germoglio. È l'unica forma di vita rimasta qui nel soprasuolo. Ripartiremo da qui. Da quel momento, tutti cominciarono a prendersi cura di quel germoglio, che in breve divenne un gigantesco albero di pesca. Un albero così grande che dal sottosuolo tutti si trasferirono nel soprasuolo per viverci dentro. Il pesco, così, diventò la nuova casa degli animali mutanti. E la cosa sorprendente è che iniziarono a nascere dei frutti, le pesche regine, un frutto raro che nessuno avrebbe mai creduto di vedere ancora sulla Terra. E questi frutti iniziarono a diffondersi in tutto il pianeta. È così che il mondo rinacque. Grazie ad un piccolo germoglio! Finalmente, ora la Terra ha ritrovato la sua armonia. Let's go.